come dobbiamo leggere l'equazione canonica di una parabola che è y uguale a x alla seconda più bx più c? Questa è la forma standard alla quale si può sempre ricondurre l'equazione di una parabola. Il primo termine che vogliamo analizzare è quello di secondo grado, il cui coefficiente è a. A ovviamente è un numero che può essere maggiore di 0, minore di 0 o uguale a 0. Queste che ho disegnato sono le forme che la parabola assume al variare della a. E cioè, se a fosse maggiore di 0, la parabola ha la concavità rivolta verso l'alto. Quando a è un numero minore di 0, la parabola ha la concavità rivolta verso il basso. Quando invece a è uguale a 0, sparisce il termine in a, quindi se lo guardate bene, quello che resta è y uguale bx più c, cioè una retta. Allora, il modo di andare di questa retta dipende dal valore di b. Se b è positivo, la retta è crescente, se b è negativo, la retta è decrescente, se anche b è 0, la retta è orizzontale. Il termine c, invece, ha un ruolo del tutto identico a quello che ha già nella retta, il termine noto, cioè rappresenta l'ordinata del punto di intersezione della parabola con l'asse delle y, cioè questo puntino qua di coordinate 0c. Se io sposto la parabola, questo punto è sempre 0c, solo che in questo momento è negativo, mentre se sposto in giù, ecco, in questo momento invece è positivo. Se per caso la parabola interseca l'asse delle y in corrispondenza dell'asse delle ascisse, allora il punto è di coordinate 0, 0, cioè c vale 0. La stessa cosa vale se la parabola ha la concavità rivolta verso il basso. Il punto di intersezione fra la parabola e l'asse delle y ha ordinata di valore c. Perciò se io sposto la parabola, va insieme alla parabola anche l'ordinata. Passa per l'origine, vale 0, è sopra l'asse delle x, quindi la c è positiva, è sotto l'asse delle x, quindi la c è negativa. La b invece non governa mai tutto da sola. Per esempio nelle coordinate del vertice. La x del vertice viene definita da b, ma anche da a. Quindi non b da sola, ma b e a. La y del vertice viene addirittura definita da tutte e tre le variabili contemporaneamente, quindi mai soltanto da b. Allora, b contribuisce a posizionare il vertice, però non è l'unico termine che importi. L'unico caso in cui è un po' importante è quando b vale 0, perché quando b vale 0 questa x, la x del vertice, vale proprio 0. E allora se la x del vertice è 0, sappiamo automaticamente che il vertice si trova sull'asse delle y e quindi non sappiamo bene in che ordinata. Volevo spostare la parabola, ma non sappiamo bene con che ordinata, ma sappiamo che la parabola si muove lungo l'asse delle y in maniera tale che il vertice sia proprio sull'asse delle y. In che punto sarà dell'asse delle y? Beh, dipende dal valore di questo calcolo qui che definisce l'ordinata appunto del vertice. C'è un'altra cosa da fare per realizzare con precisione che forma ha la parabola con la quale abbiamo a che fare, dove quindi poterla disegnare, e sono i suoi punti di intersezione con l'asse delle x. Perché questa parabola adesso io non la posso deformare, la posso solo spostare, ma questa parabola, se si stringe o se si allarga, o se sale o se scende, cambiano anche i punti di intersezione con l'asse delle x. E dunque, siccome gli assi sono importanti, è importante anche piazzare la parabola in maniera tale che intersechi gli assi nei posti giusti. Ma l'asse delle x, l'abbiamo detto quando abbiamo studiato la retta, è caratterizzato da un fatto molto preciso, dal fatto che i suoi punti hanno tutti quanti l'ordinata 0.
Quindi, tornando a guardare l'equazione della parabola, si tratta di sostituire alla y il valore che assume sull'asse delle x e quindi trovare le coordinate x di questi due punti, la y, lo sappiamo già, è 0, consiste proprio nel risolvere l'equazione associata alla parabola. Dunque, lo scrivo insieme a voi, x1 e x2, che sono le due ascisse dei punti di intersezione tra la parabola e l'asse delle x, si calcolano proprio come le soluzioni di un'equazione di secondo grado, cioè meno b più o meno la radice quadrata di b alla seconda meno 4ac fratto 2a. Questi due valori, x1 e x2, calcolati in questo modo qua, rappresentano proprio le ascisse dei due punti di intersezione della parabola con l'asse delle x. Chiaro che se la parabola si trova al di sotto dell'asse delle x e ha la concavità rivolta verso il basso, è chiaro che sarà impossibile trovare una risposta a questa domanda, perché le intersezioni con l'asse delle x non ci sono. Quindi, quando capita che il delta è negativo, e cioè non si riescono a trovare x1 e x2, significa che la parabola non interseca in realtà l'asse delle x. E naturalmente questo può accadere anche se la parabola ha la concavità rivolta verso l'alto, solo che il disegno io qui adesso non ce l'ho pronto. Adesso io vorrei che tu facessi la prova di quello che abbiamo appena detto con queste tre equazioni di funzioni di parabola. E nel prossimo video lo proverò a fare anch'io. Ma intanto tu ci avrai provato.